Mobile World Congress, siamo allo stand Lenovo per provare il nuovo P90, uno dei prodotti che arriverà qui in Europa. È comunque uno smartphone abbastanza interessante perché integra la nuova piattaforma Intel Atom Z3, un processore quad core a 64 bit con clock a 1.8 GHz. Quello che ci ha sorpreso è che è una batteria da 4000 mAh e nonostante questo riesce a rimanere comunque abbastanza sottile, come potete vedere. Il body è completamente in plastica, comunque abbastanza giovanile e carino. Integra una fotocamera da 13 megapixel con flash. Non ha una batteria estraibile. Qui abbiamo lo sportellino per la micro SIM. Il display è un IPS da 5.5 pollici, Full HD, è un IPS quindi è abbastanza luminoso e è piacevole comunque. A bordo abbiamo anche 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, non espandibile. Andiamo a vedere un po' l'interfaccia, che comunque è personalizzata da Lenovo, è la Vibe UI, che ricalca un po', se vogliamo, anche l'interfaccia di Huawei, che non ha il driver delle applicazioni e quindi abbiamo tutte le applicazioni sulle home, tutte le schermate piene di applicazioni. Se vogliamo per esempio cancellare una app, non possiamo, la dobbiamo disinstallare direttamente. Anche se vogliamo mettere un widget, dobbiamo premere e non possiamo trascinare come siamo abituati a fare, ma comunque dobbiamo cliccare e verrà trasportata direttamente sulla home. Sinceramente non mi è piaciuta molto dal punto di vista dell'usabilità. La versione di Android è 4.4 KitKat, quindi non è l'ultima versione, Lollipop, e non sappiamo se verrà aggiornata al lancio o meno. Comunque è una versione LTE 4G, non possiamo dirvi prezzo e data di uscita perché non ci è stato comunicato. Questo è tutto da Lenovo.